Buongiorno, mi sentite? Buongiorno. Tutto bene? Tutto a posto? È bello di stare qui insieme voi, non vedo l'ora sempre di vedervi, di stare insieme. E grazie a Dio che possiamo proprio accostarci a Lui nella Sua parola. Ricordiamoci che è Gesù Cristo che edifica la sua chiesa, no? Non è, come ha detto Marco, Mario o chiunque, che edifica la chiesa di Cristo. E non è che Cristo edifica la nostra, noi che edifichiamo la chiesa di Cristo, o che Cristo edifica la nostra chiesa, è Lui che lo sta facendo, e si usa dei servi, come dicevo giovedì, come corrieri del Bartolini o dell'UPS, no? Che cosa fanno? Li consegnano un pacco, e noi non facciamo altro con i nostri doni, e tutti noi abbiamo doni, di consegnare i doni, il pacco del dono che Dio ha per ognuno di noi. Oggi il Signore c'è la parola del Signore che vuole condividere, e vogliamo chiedere sempre la sua benedizione, sia la predicazione che sull'ascolto. Vorrei continuare su quella serie che abbiamo interrotto temporaneamente sulla tua identità in Cristo, proprio per incoraggiarci ancora di più a sapere chi siamo in Cristo. È molto importante ricordarci chi siamo in Cristo. In secondo Corinzi, versetto 5-17, questo è uno dei versetti che dobbiamo scrivere e sottolineare in rosso o blu, come diceva Marco la prota. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate ed ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Notate che se uno è in Cristo, non dici che se uno è in chiesa, se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, una creatura nuova, una creatura non riparata, non in processo di riparazione. Sei stato rigenerato, sei una creatura che non è mai esistita prima. Il tuo vecchio uomo è morto. A volte io penso, sai, sulla mia lapide tomba dice: beh, nato Mario 1959, morto 2000 anni fa, perché siamo morti 2000 anni fa veramente con Cristo, siamo morti, sepolti e risuscitati con Cristo. È importante che capiamo queste cose, perché queste realtà ci fanno affrontare la vita con potenza e ci fanno affrontare le difficoltà e anche portare speranza al mondo. Dunque, noi siamo risorti con Gesù Cristo. E una delle sfide più grandi che noi abbiamo è quella di dimenticare chi è, quella di dimenticare il tuo vecchio uomo. La sfida più grande è dimenticare come eri sotto il dominio del Dio di questo mondo. Alcune persone possono dire: beh, io non è che ero così cattiva, non ero così malvagio come te, Mario, o come no, non importa, comunque eri sotto l'ira di Dio, nemico di Dio, e per grazia Dio ha avuto pietà di te, misericordia di te, e ti ha portato nel regno del suo Figlio. E fratelli, noi dobbiamo diventare maestri. Dobbiamo diventare specialisti nel dimenticare chi eravamo. Perché il diavolo, per esempio, non si fa scrupoli a ricordarti chi eri, a portare a mente cosa facevi, le cose più terribili che facevi o pensavi. Persone, per esempio, che tu non vedi da tempo ti possono ricordare chi è. Non so se vi è capitato mai stare al supermercato, camminare d'estate, vedi un vecchio amico che non vedi da anni e ti dice: ah, ti ricordi quando facevamo questo? Non eri tu quello che facevi quella cosa che poi dopo il poliziotto, dopo... No,
Ah, non ero, non sono più io quello. Anche i tuoi amici possono ricordarti chi eri una volta. Ti ricordi quando facevamo quella cosa insieme? Ti ricordi chi sei? E questo succede spesso quando stai su Facebook, per esempio. Vecchi amici che ti ritrovi e che ti ricordano e tu dici no, io mi sono dimenticato chi sono, perché io sono una nuova creatura in Cristo. Cose vecchie non sono, sono diventate nuove. Sapete chi sono le persone veramente più, forse, in linea, prima linea a ricordarti chi eri? Sono i tuoi familiari, i tuoi parenti, i tuoi fratelli, non credenti. Sono i primi, forse i peggiori a ricordarti chi eri. È difficile che, no, io sono una nuova creatura in Cristo. Sapete, non tutte le persone che sono nate di nuovo vengono da passati abbastanza tranquilli. No, ci sono alcuni di noi che vengono da famiglie abbastanza stabili, però ci sono persone che hanno avuto dei passati traumatici, delle cose terrificanti che sono successe nella loro vita. È importante ricordare sempre questi bambini nella fede la loro identità in Cristo, perché è l'unico modo che li aiuterà a dimenticare il loro vecchio nuovo. Perciò dobbiamo diventare dei maestri nel dimenticarci chi eravamo e diventare maestri specialisti nel ricordarci chi eravamo, chi siamo ora in Cristo. Sapete, Paolo, l'apostolo Paolo, che il Nuovo Testamento è stato, la maggior parte delle sue lettere parlano del nuovo uomo. Chi sei nel nuovo uomo? E Paolo era diventato un maestro del dimenticare e un maestro del ricordare. Avanti per favore. Avanti per favore. Ecco. Paolo scrive: fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protenendomi verso quelle che sono davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Ora, Paolo scrisse questa lettera ai Filippesi circa 30 anni dopo la sua conversione, e nel capitolo lui stava descrivendo il suo passato religioso. Paolo era un uomo religioso, era un uomo molto fervente per la sua fede, tutto ciò che faceva, ma alla fine, dopo aver incontrato Cristo, disse: tutta quella roba, tutto quello che facevo, tutto quello che credevo di essere importante era sporcizia, era mondezza, era spazio, non era niente. Paolo non era nato con un'aureola di santità. Paolo non era una brava persona prima di venire a Cristo. Fece dei 6 danni alla Chiesa. E se vi ricordate, nel Atti capitolo 8, cosa fece? Lui approvava la lapidazione di Santo Stefano. E più in là dice: Saulo intanto devastava la chiesa, entrando in casa e trascinando via uomini e donne, lì e li metteva in prigione, li incatenava. Dunque, immaginatevi questa nuova chiesa che stava nascendo, il danno che aveva fatto Paolo. Distrusse vite, famiglie, e credendo di fare cose gradite a Dio. Dunque, pensiamo, no? A volte la cecità che un uomo ha anche nel nome della religione senza Cristo. E la cosa bella è che lui avrebbe rincontrato questi fratelli che fece uccidere in cielo un giorno, e li avrebbe visto con altri occhi.
e grazie a Dio sono serviti anche loro per Paolo. Dunque, ora, Paolo ha fatto delle cose terribili nel suo passato. Avanti, per favore. Grazie. E scrive ai Corinti e dice: fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto a nessuno, non abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Ma come, Paolo? Tu dici: io non ho fatto torto a nessuno, non ho fatto male a nessuno. Ma tu sei autore di un massacro della Chiesa. Come puoi dire questo, Paolo? Ma tu sei un bugiardo, Paolo? No, Paolo non era un bugiardo. Non ha fatto. Perché pur avendo fatto tutte queste cose terribili, lui era diventato un maestro nel dimenticare il suo vecchio uomo. E non avrebbe permesso né diavolo, né uomini, né fratelli, né nessuno di ricordargli chi era prima di venire a Cristo. Non so se è chiaro questo concetto per noi. Ok? Lui si considerava morto a se stesso. Lui è stato crocifisso con Cristo. Avanti, per favore. Lui scrive ai Galati: ma quanto a me non sia mai che io mi vanti d'altro che della croce del nostro Signore Gesù, mediante il quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso con il mondo. E dunque noi, come Paolo, dobbiamo svegliarci ogni mattina, cari fratelli, e iniziare la giornata con questa realtà. Noi siamo morti con Cristo, siamo stati crocifissi con Cristo, siamo morti al mondo e abbiamo una nuova identità. Il vecchio uomo non è più, non siamo più peccatori rattoppati e non siamo peccatori rattoppati. Noi siamo crocifissi e morti al mondo, siamo una nuova creatura. Allora, vuoi sapere come Dio ti vede in Cristo? È bene ricordarci queste cose, no? Ti vede come Adamo prima della caduta. Non fisicamente, perché quello non è avvenuto, ma com'era Adamo prima della caduta? Buono. Buono, ottimo, puro, camminava con Dio, aveva Dio per mano. Quella era la relazione, è quella come ti vede Dio. Lui ti ha creato nella sua immagine e somiglianza. Dunque, essendo in Cristo, noi abbiamo l'immagine di Dio, di Cristo. Fisicamente ancora no. Però è come ci vede Dio. Perché? Perché noi sediamo in cielo adesso, con Cristo, non solo adesso, ogni giorno. Sediamo in cielo con Cristo. Siamo in Cristo. E Dio ti vede in questo modo. Il mondo e la Chiesa istituzionale, le chiese in generale, stanno vedendo Gesù da una prospettiva sbagliata, perché molti li vedono Gesù ai piedi della croce, lo vedono ancora sulla croce, o lo vedono in un bambino, o lo vedono in una tomba, ma Gesù non è più lì, non è sulla croce, non è un bambino, non è in una tomba, la tomba è vuota, Gesù è risorto. Gesù sta sulla destra del Padre, che è seduto lì, e noi che siamo nati di nuovo è lì dove dobbiamo e vogliamo vedere Cristo, perché ecco dove noi siamo. Come Santo Stefano, quando stava morendo, dove vedeva Gesù Cristo? In cielo, seduto alla destra del Padre, è lì dove noi dobbiamo sempre guardare. Avanti, per favore. Se c'è un versetto che vorrei, diciamo, questo è il testo di oggi, ok? E questo è un testo molto importante. E se tu non conoscessi altro che questo verso, questo versetto, e se tu credi in questo versetto, se ci aggiungi fede in questo versetto, il diavolo non ti potrà mai trovare. Perché?
perché sei morto e sei nascosto in Cristo. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, aspirate alle cose lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. La vostra vita è nascosta con Cristo, in Cristo con Dio. Ok? Tu sei nascosto. E se capisci questa realtà, che sei morto, risorto, con Cristo, sei nascosto in Cristo. Nessuno ti potrà dare fastidio, perché nessuno, se tu sei morto o vai in una tomba, tu puoi parlare a quel morto, dirgli delle cose, fargli fare delle cose, alzati, cammina, va a lavorare. Non puoi parlare a un morto, sei morto, non possono fare niente a un morto. Non possono sentirti morti. Ecco perché se tu sei nascosto in Cristo, il tuo vecchio uomo non ha più potere, non si può parlare più al tuo vecchio uomo. Il diavolo non può parlare al tuo vecchio uomo, i tuoi familiari non possono parlare del tuo vecchio uomo. Dunque, per vivere in Cristo e per conoscere questa identità che hai, per capire cosa significa essere nascosti in Cristo, devi entrare nel programma di protezione di Dio. Sapete cos'è il programma di protezione nella nostra società? Il programma di protezione è un programma per testimoni e collaboratori di giustizia che abbiano subito delle minacce. Alla loro tutela e incolumità fisica provvede il servizio centrale di protezione. Che significa? C'è il pentito. Il pentito cosa fa? Va alla giustizia e ti dice: guarda, io vi dico tutto quello che so, vi dico tutto il male che ho fatto, quello che sta avvenendo, e le autorità lo prendono in protezione e gli concedono delle sicurezze. Non so se avete mai visto film così, ci sono tanti di questi film di queste persone che vengono portati inseriti in un programma di protezione. Ok? E vogliamo vedere oggi 7 brevi caratteristiche nel vivere nel programma di protezione di Dio. Tu sei un pentito, graziato, che sta in un programma di protezione di Dio. Ok? Devi vivere e devi conoscere cosa significa vivere in questo programma di protezione. Avanti, per favore. Grazie. La prima cosa che succede è che quando vieni portato nel programma, inserito nel programma di protezione di Dio, tu vieni portato in un luogo, in un rifugio sicuro. Prendono la persona e lo portano in un'altra zona o un'altra parte della nazione del mondo. La parola dice: ringraziate con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce di Dio, ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Dunque Dio, nel suo programma di protezione, ti ha tolto da un vecchio regno, un vecchio luogo dove abitavi, e ti portano in un luogo più sicuro. È quello che fanno con i pentiti che si sono affidati a questo programma di protezione. Dunque, non solo vieni trasportato, non solo ti fanno cambiare casa, ti danno una nuova identità, no? Ti danno un nuovo nome. Avanti, per favore, è quello che ci dice in Apocalisse. In Apocalisse ci dice: a chi vince io darò la manna nascosta in una pietruzza bianca su quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Dio ti dà un nome nuovo. Non possono dire che
Salvatore Margiullo si è trasferito, mantiene lo stesso nome. Perché? Perché o i mafiosi o i criminali, loro intracceranno, no? Gli danno un nome, gli cambiano nome. Dio ha cambiato il tuo nome. Dunque, Dio ha cambiato la tua casa. Dio ha cambiato il tuo nome. E puoi essere sicuro che nessuno ti potrà rintracciare. Sai, oggi nel web, nei computer, nella social media, rubano identità delle persone. Non so se avete visto, non soltanto le foto, le immagini, ma rubano le identità delle persone. Ma nessuno potrà rubare la tua identità, perché nessuno può conoscere il tuo nuovo nome se non te, se non Dio, e quello che Dio ha messo dentro di te. Dunque, ricevi una nuova identità, ricevi una nuova vita. Avanti, per favore. Loro ti spostano da una parte dalla tua città dove hai commesso questi crimini e ti portano in una, ti danno una nuova vita, una nuova attività, un nuovo modo di vivere, una ti danno un nuovo lavoro. Avanti, per favore, scusa. Ok, bravo, ti danno un nuovo lavoro, perché se tu, per esempio, mantieni lo stesso lavoro che facevi prima, dici io facevo chiropratico, se cambio posto, cambio nome, cambio indirizzo, però dico, beh, chiropratico, continuo a fare il chiropratico, che cosa fanno? Mi rintracciano, no? Però ti danno una nuova vita, un nuovo lavoro. Tu hai un nuovo lavoro. E non so se abbiamo notato, ma spesso nella Bibbia, quando Dio chiama una persona, smettono di fare quello che facevano e incominciarono a fare cose nuove. Mosè stava in un palazzo d'Egitto, era un principe, e Dio lo chiamò, e dove finì? In un semideserto a fare il pastore, no? Abramo, Dio lo chiamò fuori il suo paese. La moglie disse: Abramo, dove andiamo? Dove mi porti? La suocera gli disse: dove porti mia figlia? No? Abramo ha detto: non lo so, ma andiamo. Pietro, Giovanni, Andrea erano pescatori, no? Dio li chiamò, Gesù li chiamò, cosa fece? No? Abbandonarono le loro reti, diventarono predicatori, pescatori nel mondo, no? Dio cambia la tua vocazione. Efesini 4:1 dice: io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Avete una vocazione, lo ripete sempre nello stesso versetto. Dunque Paolo ammonisce, esorta, dice: comportatevi degni della vostra vocazione, fate bene quel nuovo lavoro che Dio vi ha dato. Perché te lo dice Dio? Perché sa che tu puoi non farlo bene. Non è automatico, è una scelta che tu devi fare. Dio non lo fa per te questa vocazione, però ha avuto fiducia in te, ti ha affidato con questo lavoro. Ti dice: io mi fido di te, ti voglio dare questo lavoro, vai, porta frutto. Dunque ognuno di noi ha una vocazione, non soltanto il pastore o il predicatore, tutti noi abbiamo un lavoro nuovo, con l'identità nuova, con una vita nuova, il paese nuovo, no? Ci dà una nuova cittadinanza, non soltanto ci ha portato in un luogo diverso, ma ci ha dato una nuova cittadinanza. Avanti, per favore. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Dunque, se noi abbiamo una cittadinanza in un regno diverso, noi abbiamo e siamo sottomessi
a delle leggi di questa nuova cittadinanza, di questa nuova patria. E ci sono solo due regni, il regno dell'amato figlio di Dio e il regno di Satana. Noi siamo stati trasportati fuori dal regno di Satana e siamo cittadini, concittadini del regno dei cieli. E ci sono delle leggi, delle regole che noi dobbiamo sottometterci a queste regole. Sapete, quando cambi cittadinanza, non so se qualcuno qui ha doppia cittadinanza, a volte devi rinunciare a quella vecchia. E cosa fai? Fai un giuramento a quella nuova. Ricevi nuovi documenti, ricevi un nuovo passaporto. E la vecchia patria non ha più potere su di te, non ha più autorità su di te, non possono dirti nulla. Ma il Dio di questo mondo, il vecchio regnante, vuole provare sempre, spesso, a convincerti di tornare alle vecchie regole che facevi una volta. Vuole portarti indietro, non perché ti perderai, ma vuole frenarti, vuole distruggere, vuole rovinare quello che il Signore ti ha affidato. Io mi ricordo una volta, stavo in Sydney, in Australia, camminavo per strada e ero contento di essere lì in Australia, perché dico, ah, qui c'è un po' di libertà e tutto, adesso con tutto amore per noi italiani, ok? Stavo nel centro, camminavo e si accostò una macchina con un italiano e mi parlava in inglese, non sapeva che io ero italiano, e mi disse, oh, vuoi comprare, you want to buy, vuoi comprare questa giacca, questo cappotto? E io dico, io sto in una nazione dove queste cose non vanno e non succedono, per carità, però c'è un'autorità più forte lì che non è che approva queste cose. E io gli parlavo in inglese e gli ho detto, ma non ti vergogni, finalmente stai in un posto libero e ti devi rivolgere fra queste cose così. Poi questo ti investirà dito contro me, una cosa del genere, no? Però gli ho detto, non stiamo in Italia, stiamo in un posto diverso, rispetto e apprezzo l'ordine che c'è. Comunque stavo in un posto diverso e non ero sottomesso a quel tipo di fare, per carità, succede tutto e succede anche lì, però ti sentivi parte di un posto dove delle leggi venivano rispettate e non si doveva agire in quel modo, no? Il Signore provvede a lavorare, non c'è bisogno di rubare, non c'è bisogno di fare queste cose. Dunque, la vecchia patria, le vecchie leggi, i vecchi statuti, il vecchio passaporto non conta più niente, perché hai tutto nuovo. In Colossesi 1 dice, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Dunque, ti viene dato anche un cuore e uno spirito nuovo. Avanti per favore. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Quando siamo nati di nuovo, siamo entrati in un nuovo patto, le sue leggi, le leggi di Gesù, le leggi di Dio, gli statuti sono stati scritti nei nostri cuori. Abbiamo un cuore vivo, di carne, non più di pietra. Le leggi di Dio sono state scritte perché la parola è diventata carne. E Gesù Cristo, che è la parola di Dio, è venuto a vivere dentro di te. E perciò con questo cuore, sai, quando hai gioia nel cuore o sentimenti nel cuore, noi sentimenti nel cuore, portano uomini a scrivere poesie o cantare serenate alla fidanzata, alla futura moglie, no? Perché viene dal cuore. Noi cantiamo un nuovo inno a Dio, ecco perché noi cantiamo il Signore con gioia, da quel nuovo cuore che ci ha dato, che è unito a Lui. Ci viene dato, avanti per favore, una nuova mente, ok? Primo Corinzi
2.16 dice: infatti chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Dunque tu hai anche una nuova mente, hai un nuovo cuore, hai una nuova identità, hai una nuova patria, hai una nuova cittadinanza. Ecco chi sei in Cristo. Dunque, Dio ti ha portato da un luogo di pericolo, un luogo di morte, un luogo di tenebre, e ti ha trasportato in un luogo sicuro. Ti ha fatto sedere alla destra del Padre nel suo Figlio e sei un cittadino del cielo. Ti ha dato un nuovo lavoro, una nuova vocazione, e che è quella di glorificare Dio facendo che cosa? Amando Dio e amando il tuo prossimo. Quali sono? Amando Dio e amando il tuo prossimo come te stesso. E dobbiamo camminare degni di questa vocazione. Dio ti può chiamare nel suo progetto di protezione, però amare Dio e amare il tuo prossimo è una scelta che devi fare. E noi abbiamo un obbligo. Abbiamo un obbligo morale di fare tutto il bene, non perché ti salverai, ma abbiamo un obbligo morale di fare tutto il bene a quelli che possiamo, perché fa parte di quella nuova vocazione. Sapete cos'è un obbligo morale? Un obbligo morale è come se oggi io, uno scienziato, io dovessi trovare un vaccino che risolve tutto il problema del Covid, no? Ciao, l'ho trovato, l'ho scoperto, l'ho creato, ok, vabbè, lo metti nel cassetto, adesso vado a scoprire un'altra cosa. Aspetta, no, ma se tu hai trovato una soluzione che frena la morte di persone o la cura del cancro, no? Tu hai un obbligo morale di darlo a queste persone, se no tu sarai responsabile per la morte di queste persone. Dunque noi abbiamo un obbligo morale di amare Dio, ovviamente, e un obbligo morale verso il nostro prossimo, di amare, con l'aiuto del Signore che ci insegna a fare. In Colossesi 3 Gesù ti insegna come camminare, ti insegna cosa, come Lui camminò, così dobbiamo camminare noi. Dunque l'incoraggiamento di leggervi il Colossesi 3, tutto il capitolo, se no tutto lì, tanto sono pochi capitoli. E la maggior parte dei fratelli forse non camminano tutti questi, diciamo, queste caratteristiche. Alcune sì, alcune no, no? Però dobbiamo provare a camminare pienamente in Cristo, avere tutte queste caratteristiche, e dobbiamo nutrire il nostro corpo, la nostra mente, il nostro anima, per vivere come dobbiamo in questo programma di protezione. Non puoi soltanto fare alcune cose, non puoi soltanto cambiare il nome e la vocazione, però non cambio casa. Devi fare tutte queste cose, perché lì sarai sicuro. Lì sarai sicuro. Dunque, come noi nutriamo il corpo bene per avere salute, come un atleta nutre il corpo per rendere di più, così noi vogliamo nutrire il nostro spirito con la parola di Dio, con i mezzi che Dio ci dà per fortificare la nostra fede, affinché viviamo perfettamente in quel programma. E quando un nemico ti dirà: oh, guarda, o una tua amica, un tuo vecchio amico, un tuo familiare, oh, guarda chi si rivede, no? Non vedi in me, io non sono io, hai sbagliato persona, perché tu stai in un programma di protezione, il tuo vecchio passato, vecchio mondo non è più te. E concludo con questo: quando tu entri in un programma di protezione non puoi mai più tornare indietro, non puoi mai più tornare indietro, perché se tu torni indietro ti ritrova. Ecco quando il nemico ti troverà, ti ritroverà. Dunque, sii nascosto, tieniti nascosto.
Dai gloria a Dio che sei nascosto e vedrai che il Signore farà grandi, grandi cose e vivremo pienamente quella nuova identità che abbiamo in Cristo. Amen. Vogliamo pregare un attimo? Signore, vogliamo ringraziarti di dove tu ci hai messi, dove tu ci hai trasportati, e ti preghiamo che possiamo vivere questa realtà nascosta in Cristo e viverlo pienamente. Grazie, Signore, perché questo non è per i nostri meriti, ma per la morte e la risurrezione del tuo Figlio, che ha preso su di sé ogni nostro peccato e la tua ira per questo peccato. Dunque, grazie, aiutaci a essere una luce nelle tenebre per la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.